Da oggi si chiamerà Largo Fiamme Gialle la piazza che si trova di fianco al comando provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, già Largo Benadir. La cerimonia di ridenominazione alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari della provincia, in qualità di madrina poi Margherita Meattini, figlia dell'appuntato del corpo Francesco Meattini, insignito della medaglia d'oro al valor militare. Per noi è motivo di grande orgoglio poter oggi inaugurare questo Largo Fiamme Gialle. È il riconoscimento di un rapporto stretto e proficuo tra la Guardia di Finanza e la città di Arezzo, che ci incoraggia a compiere il nostro dovere con ancora maggiore determinazione a servizio della legalità e della sicurezza economico-finanziaria della provincia. L'iniziativa è stata resa possibile dalla deliberazione dell'amministrazione comunale. Siete il presidio della finanza pubblica sana, e la finanza pubblica sana, e lo dico anche da assessore alle politiche di coesione sociale, è il primo elemento che rende giustizia a una comunità. Quindi grazie davvero per questa vostra presenza. Arezzo celebra i vostri 250 anni volendo lasciare un segno indelebile della vostra presenza nel cuore di questa città. L'Istituto del Nastro Azzurro, tra i combattenti decorati al valor militare, infine ha voluto esprimere la propria gratitudine e ringraziamento al corpo, conferendo al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo uno speciale riconoscimento. Alle donne e agli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, la profonda gratitudine per l'impegno, la dedizione e la professionalità con cui ogni giorno, nei più diversi scenari, operano per garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini, la Federazione Provinciale dell'Istituto del Nastro Azzurro di Arezzo.